Jazz, improvvisazione, vi siete appassionati a questo mondo? In questo video vi spiego come approcciare lo studio degli standards, le famosissime canzoni suonate dai grandi del jazz. Ciao, sono Michele Leis e vi do il benvenuto su Talking Sax. Sostenete il canale mettendo mi piace, cliccando sul pulsante segui e attivando le notifiche per non perdere mai nuovi video. Vi lascio solo per qualche secondo, ma in compagnia della sigla. Lo studio degli standards è un argomento veramente vasto e complesso. In questo video proviamo a iniziare a porre le basi di ciò che bisogna sapere, prendendo come esempio le prime 8 battute di Autumn Leaves, una delle canzoni più suonate di tutti i tempi. La prima cosa che vi consiglio assolutamente di fare quando decidete di studiare uno standard e scegliere una versione di riferimento. Questo ci servirà sia per avere delle idee per l'improvvisazione, sia per trarre spunto sull'esecuzione della melodia. Per Autumn Leaves ho scelto la versione presente sul disco di Julian Cannonball Adderley, Something Else, in cui il tema è suonata dal grandissimo Miles Davis alla tromba. Il secondo passo è imparare bene la melodia. Vogliamo non solo saperla suonare sullo strumento, ma poterla anche canticchiare. In questo ci sarà molto utile ascoltare più e più volte la nostra versione di riferimento. A questo punto iniziamo a preoccuparci dell'armonia arpeggiando gli accordi del nostro brano. Dobbiamo poi capire come sono collegati tra di loro gli accordi. Nel caso di Autumn Leaves è abbastanza semplice. Siamo nella tonalità di Do per il tenore e siamo nella tonalità di Sol per il contralto, quindi le note reali, la tonalità reale è Si bemolle. Parlerò in Do per semplicità. Si parte con un secondo grado, quindi Re minore settima. Abbiamo poi un quinto grado della tonalità di Do, cioè Sol settima. Arriviamo al primo grado della tonalità Do maggiore settima e poi chiudiamo la prima riga, le prime quattro battute, con Fa maggiore settima, il quarto grado. Nelle seconde quattro battute, e qui viene il bello, si oscilla tra la tonalità di Do maggiore e la sua relativa minore, ovvero La. Abbiamo quindi Si semidiminuito, Mi settima e La minore major seven, oppure La minore sesta, l'accordo di tonica della tonalità minore di La, ma anche il sesto grado di Do. Proviamo poi a suonare sugli accordi le scale che pensiamo di utilizzare per improvvisare. In questo caso, tutta la prima riga si potrebbe suonare con la sola scala di Do. Entrando più nello specifico, avremo la scala dorica di Re, poi la scala misolide di Sol, la scala ionica, quindi quella sul primo grado di Do, e la scala lidia di Fa. Arriviamo così alle seconde quattro battute, si passa alla tonalità di La minore e io per semplicità vi consiglio di utilizzare solo ed esclusivamente la scala di La minore armonico, quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol diesis. Questo ovviamente se state suonando il tenore o il soprano. Se invece state suonando il contralto o il baritono, la scala sarà Mi Fa diesis,
Sol, La, Si, Do naturale, Re diesis. Anche lei potrà essere declinata sul suo secondo, sul suo quinto e sul suo primo grado. Adesso che abbiamo preso un po' di confidenza con l'armonia, siamo pronti per fare il nostro primo tentativo di improvvisazione. Utilizzeremo una base che possiamo trovare tranquillamente su YouTube, ce ne sono veramente a migliaia, e cercheremo di suonare sia le note degli accordi che abbiamo visto, sia le scale che abbiamo individuato. Consiglio che voglio darvi, ma molto importante, è quello di prendere l'abitudine, ogni volta che iniziate lo studio di uno standard, di scegliere e trascrivere almeno una frase, anche molto semplice, presente nelle improvvisazioni della vostra versione di riferimento. Così facendo, nel tempo amplierete il vostro lessico improvvisativo e le vostre improvvisazioni diventeranno più naturali e più fluide. Spero che il video di oggi vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace, seguire il canale e attivare le notifiche. Se avete dubbi o domande, vi aspetto qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima su Talking Sax!